ti do ragione, Leo. Ma io dico, ma uno va in uno studio di registrazione a perdere tempo per fare una canzone così? Che neck? Nike, credo sia. Ah, Nike? Ma non Nike, la marca delle scarpe. Nike, scritto N-A-I-K. Credo sia Nike. Io neck, le due. Ma das tu telefono oggi? Che cazzo è uno? Oh, me lo vuoi dare sto telefono o no? Secondo me gliel'hanno rubato. Lo vuole indietro. Magari hanno fatto il messaggio, sai? Il messaggio. Non lo so, Leo. Comunque la canzone a me fa abbastanza schifo. Scusate, io lo dico, io sono sincero. Io ho una teoria. Sì. Secondo me loro l'hanno fatta questa canzone per farsi prendere la canzone da qualche compagnia telefonica. Ah. Poi è arrivata stasera la luna e gliel'ha messa dietro. Esatto. Stavo invece leggendo un messaggio di un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Valentina di Torino, che saluto. Dice: ciao raga, da una parte vi vorrei in televisione, ma dall'altra no, perché non voglio vedere la faccia di Leone, potrei spaventare. Figuriamo. Ma vedi, cara Valentina, rispondiamo anche agli altri. Noi in televisione non ci andiamo perché la televisione è stracolma di queste facce di leccaculi, di gente che di ciuccia banale, insomma, diciamo questi personaggi tipo sul Corriere della Sera, no? Grande articolo a pagina 20, sport in vacanza, le varie regole per insomma mantenersi in forma, certo. Ginnastica in vacanza, tutti gli esercizi, e poi chiedono il parere a Alessia Merz. Perché? Ma chi è Alessia Merz? Oh, se eri tu io ti davo 500.000 lire per trombare. Tu ci avrei messo la foto del Papa. Ma perché? Perché comunque è longevo, voglio dire, per arrivare fino alla sua età. Ma Alessia Merz cosa fa? Che lavoro fa Alessia? Va a fare le serate in discoteca. Sì. Le danno un fior fior di milioni per firmare gli autografi per cosa? Certo. Cos'è? Qual è il suo lavoro? Ma poi va anche a non fare un cazzo a quelli che il calcio. Ah, no, Leo, scusa. Ragazzi, ci vuole uno che stermini tutta sta gentaglia che non serve a niente, che occupa i posti importanti in televisione. Spider-Man? No, di più. Leo. Terminator? Di più. Comando? No, ci vuole un agente segreto. Sì. Una grande spia. Sì. Qualcuno di veramente preparato e pronto a sterminarli tutti. E chi cazzo è questo? Leon Bond. È il più furbo. 2 più 2? 6. È il più elegante. Ma vaffangulasso, possibile. È il più passionale. Oh, bello. Ehi, Baldrac, quanto vuoi? Leon Bond. Agente 000. Leon Bond, la spia che mi trombava. La spia che mi trombava. L'Inghilterra è in grave pericolo. Qualcuno è riuscito a rubare 2 sottomarini nucleari militari inglesi e sta cercando di venderli al nemico numero 1 dei britannici. Serviva l'intervento di un agente speciale. Qualcuno in grado di sbrogliare questa matassa. Signori, la corona è in grave pericolo. Qualcuno si è dimenticato di inserire l'antifurto nei nostri sommergibili. Ma come? E qualcuno ce li ha ciulati. Dobbiamo agire assolutamente. Deve essere chiaro, signor Presidente, che il governo è contrario a una soluzione politica. Un solo nome. Un solo nome. Un solo nome. Leon Bond. Agente 000. Licenza di uccidere. Il mio nome è Bond. Leon Bond. Leon Bond. Leon Bond. Agente 000. Al servizio di Sua Maestà la Bocchina. Bond è uno degli agenti più quotati tra i servizi segreti inglesi. Grazie a lui. Centinaia di gatti sono stati salvati dagli alberi. Milioni di bambini hanno riavuto il loro motorino rubato. E centinaia di piccioni hanno ricevuto lo sfratto dalle guglie della Villa Reale. Bond si mette al lavoro. Sale sulla sua Fiat Palio 1400 preparata. Che cazzo avrà rubato qui il sommergibile? Chi? Non è un sommergibile, è un sommergibile. Ma chi avrà rubato il sommergibile? Ancora questo sommo. Sommergibile. Chi cazzo avrà rubato questo sommergibile? Che cazzo di garage avrà per nasconderlo? Guarda un po'. Accompagnato dalla sua aiutante russa. Sudo Magodo. Da, Bond, dobbiamo assolutamente trovare questo sommergibile, altrimenti scoppia la guerra mondiale. Oh, che bella figa che sei. No. Oh, senti un po', a noi che cazzo ce ne frega di questo sommergibile? Vuoi giocare col mio periscopio? Non c'era tempo. Dov'è? Vuoi giocare col mio periscopio? Vuoi giocare col mio periscopio? Periscopola. Allora, vuoi giocare col mio periscopio? Periscopio, sì, cioè un posto che ci guardi e esplode. Adesso non è che stai scritta. Periscopio. Vuoi giocare col mio periscopio? Sì, però dovrebbe. Segna un po'. I due agenti segreti, in poco tempo, scoprono che dietro questo malefico piano si nasconde il malvagio Karl Tromberg van. Anche lui. Karl Tromberg van Ficken. Karl Tromberg van Ficken. Pronto ad impossessarsi del mondo intero.
fatto anche con la... Vuoi giocare col mio periscopio? Bond, Bond, giocherellone. Noi dovere lavorare. Lo sapevo, è tutto colpa di... Eccola Troyd Sand! No. Lo sapevo, è colpa di Karl Tromberg Van Ficken. Dov'è Kit Amort? Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. È colpa di Karl Tromberg con la ficca. Che fa tromba senza, no? Karl Tromberg Van Ficken. Carlo e Tromb Varfiken. Carlo e Tromb, che è le trombe di Falloppio, facciamo. Ma Tromb, quello è... Si chiama Carl Tromberg Van Ficken. Carl e Tromb Varfiken. Ma che cazzo? Carl Tromberg. Carl Tromberg Van Ficken. Van Ficken. Out. Tutti insieme. Vaffanculo. Agente segreto, sì. Ragazzi, tra poco la seconda parte è anche la più intensa, diciamo, certo. la più la parte chiave, Carmen, diciamo. Tromben. Chi? Carmen Tromben Van Ficken. Cosa stai dicendo? Carmen Tromben Van Ficken. No, che Benfica. Come siamo in Portogallo e facciamo la partita del cuore. Vabbè. Tra poco la seconda parte di Leon Bond, la spia che mi trombava. Intanto Fuck It di Eamon. Eamon. Grande operazione di marketing, eh? Mi piace questo disco perché dice io voglio una Bex. Dice, I voglio una Bex. Cosa stai dicendo? Non dice voglio una Bex. I don't want you back. Quindi? Lei dice c'ho il cuore secco. Ma cosa stai dicendo? Così. Come fa a seccarsi il cuore? È così, sta, dice lei, senti una parola. Prendi troppo sole. L'ha raccontata tutti i disc-jockey del mondo. Siccome ormai tutte le radio in Italia mettono tutte le stesse canzoni, sì. 892 volte al giorno, sì. E non hanno capito che la gente si è rotta le palle, no. Compresa la nostra. Programmatori! Programmatori! 72 ne abbiamo, Marco. 72 per mettere 4 dischi in rotazione, certo. Tutto il giorno. E poi gli ascoltatori si incazzano con i disc jockey. Mettete un po' di Io sono mio. Questo, no? L'ho detto, perché tutti i DJ di tutte le radio del mondo, ogni volta che metto sta canzone, almeno 1000 volte durante il loro programma, raccontano la storia di lui. E di lei. E di lei. Lei che ha scritto una canzone mandando a fanculo lui. Lui manda a fanculo. È tutto finto, ovviamente. Vero. Cosa ce ne frega a noi di più? Appunto, voglio dire, dai. Io. È vero. È più importante il messaggio che è arrivato a te, Leone. Leone, ti farò operare al cervello, non alla gamba. Ma questo è giusto. È stato fatto, un altro incazzato nero a proposito dell'euro e dice: perché? Dice: io compravo il fumo a 10.000 lire, ora grazie a sto cazzo di euro lo stesso pezzo lo pago 10 euro. Comprane 50, voglio dire. Cosa ci fai con 10.000 lire di fumo? Due canne? No, non lo so. Dai. Va bene, attenzione, c'è la seconda parte di Leon Bond, la spia che mi trombava. È il più furbo. 2 più 2? 6. È il più elegante. Ma vaffanculo assurdo, possibile. È il più passionale. Oh, bello. Ehi, Baldrac, quanto vuoi? Ma dai. Leon Bond, agente 000. Leon Bond, la spia che mi trombava. Vuoi giocare col mio periscopio? Bond, Bond, giocherellone. Noi dovere lavorare. Brava. Lo sapevo, è tutto colpa di... Eccola Troyd Sand! Lo sapevo, è colpa di Karl Tromberg Van Ficken. Outs. Dov'è Kit Amort? Lo sapevo. Lo sapevo, lo sapevo. È colpa di Karl Tromberg... con la ficca. Che fa tromba senza, no? Karl Tromberg Van Ficken. Carlo e Tromb Varfiken. Carlo e Tromb, che è le trombe di Falloppio, facciamo. Ma Tromb, quello è... Si chiama Karl Tromberg Van Ficken. Carl e Tromb Varfiken. Ma che cazzo? Karl Tromberg. Karl Tromberg Van Ficken. Van Ficken. Tutti insieme. Vaffanculo. Dopo 15 ore per pronunciare il suo nome, Bond e la sua assistente vacca, me la farei anch'io, decidono di mettersi in viaggio per il nascondiglio di Van Ficken. Sudo. Dai, fammi palpare almeno una tettina, una. Dai. No, no, pensiamo alla missione. Dopo forse alla ficcata. No, prima la ficcata adesso. Ficcava adesso che dopo se ne pensa. Che cazzo, facciamo subito adesso la ficcata. Era questione di poche ore. Poche ore. E il mondo sarebbe finito nelle mani del pazzo. So io dove si nasconde quel malato di mente di Van Ficken. So io dove si nasconde quel malato di mente di Van Fico. Van Ficken. Di Van Ficken. E basta. Ma durante il tragitto,
Leon Bond decide di fare una sosta in un albergo per darsi una rinfrescata e per tentare nuovamente di buttarsi giù a cane. La sua bella assistente. La sua bella assistente, Sudo Magodo. Senti, Sudo, io penso di essere innamorato di te. No, Bond, io conoscere te. Tu ami solo le mie tette. E anche la tua figlia. Purtroppo Leon Bond, il bastardo, si era preso 4 pastiglie di Chalice per evitare di fare la solita figura dell'eiaculatore precoce. Quindi... E così riuscì per la prima volta nella sua vita a farsi una trombata di 5 ore. Ma nel frattempo... Se entro 10 minuti non mi consegnerete 50 milioni di dollari, io distruggo la Russia sparando un bel missile. Van Ficken, uno dei nostri agenti sta arrivando da te. Non hai scampo. Ma il famoso agente che sarebbe dovuto intervenire era ancora preso con degli affari personali. Dai, dai, tieni questo ugno qua, il pollice. Tirami il pollice, tirami il pollice. Sì, ancora. Cosa? Da una dita, prendo le sopracciglia, tira le sopracciglia. Sì, come gol con le sopracciglia tirata. Bond era ancora sotto l'effetto della seconda pastiglietta di Chalice. Dai. Dai, tieni questo ugno. E non sembrava pronto ad intervenire. Dai, facciamo in fretta, che qui ci rompo le palle. Acchiappami, stringimi. Succhiamo le tette. Succhiamo le tette, mio tesoro, succhiamo le tette. Oh, no, i morsi. Tutta la Russia, gli Stati Uniti, metà dell'Europa, la Cina e l'India furono distrutte. No! La fine del mondo era ormai arrivata. E quindi? Ma chi se ne frega? Come? Cazzo. Che chiavata che si è sparato Bond. Grande, grande. Meglio una bella trombata che stare al servizio di quella s***a della regina. No! E alla prossima avventura. Sì. Sì, ma su un altro pianeta. Ma come? Sì, cazzi! 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 Che c'entra? Facevo un po' così. Ma cosa così? Ragazzi, che cosa? Il mondo è finito e tu ti dovevi fare una trombata, tra l'altro, con la mia donna. E io vado a pensare al mondo, devo pensare lì, non al mondo. Cosa? This is the 105.05. Regole. Vi avevo detto di non infrangere le regole. È proprio di questo che ti volevo parlare. Le regole erano semplici. Le regole. E non intendo rischiare tutto quello che ho per la tua vita privata, d'accordo? Abbiamo uno schema preciso. Questo è lo Zoo di 105. I bambini che conducono questo programma, lo Zoo di 105, ti aiuteranno a ritornare alla tua infanzia. Buon viaggio.